Ebbene, allora, il punto di partenza è sempre lo stesso, ma andremo in un posto leggerissimamente diverso, ma solo leggerissimamente. Oggi è una giornata, per adesso l'aria è fresca, mi sono anche messo le bragotte corte, la pedicure non è venuta in granché, ma vabbè, ho bisogno di strumenti speciali per tagliare l'unghia del pollicione. Come prima cosa devo ricordarmi di ringraziare Jacopo, perché Jacopo mi ha mandato un'email, quindi mi ha fatto vedere la foto della sua motorina, che è molto simile ma non uguale, è anche un po' più bella, quasi c'ha i cerchioni gialli e le ruote mi sembrano anche più grosse, che è una cosa bella, l'è fatta, no? E fra l'altro mi ha anche così ha ricordato vecchi video miei del passato e mi ha fatto capire, insomma, che mi segue da tanto, eccetera, e mi ha dato stimoli a fare un nuovo video, perché mi ha fatto capire che, insomma, ci sono persone molto brave che mi seguono come lui, e non è solo lui, perché so che anche voi, molti altri di voi, mi seguono da tanto tempo. E quindi bisogna sforzarsi un po', anche se le idee sono poche. Mi è venuta in effetti un'idea da fare oggi, e la facciamo. Però qua si è spenta la motorina nel frattempo. E qui sono anche nelle ambassie. Aspetta che vediamo di evitare tutti. Ok, mi devo riabituare un po' a tutto, perché è da parecchio in effetti che non vado in giro con la motorina. Urca, mi sono dimenticato di una cosa. Aspetta che... Ah, qua ci sono graffiti nuovi. Anche questa è una speranza in effetti. Ho qualche motivo di sperare che ci siano nuovi graffiti, tra poco vi spiego il perché. Ma prima devo fare qualcosa che a voi magari non piacerà, ma per me è fondamentale. Cioè accendere anche il microfono di il registratore di riserva, che è quella medaglione che ha fatto una brutta impressione all'inizio, ma poi dopo averlo sistemato funziona abbastanza bene. E ha di bello rispetto a quello Sony, che sto usando adesso, che quello Sony ogni tanto mi lascia in asso. Si spacca il cavo, questo, quello, si stacca, si scarica, e io rimango senza audio. Adesso quindi metto quello Sony, che comunque non vi farò sentire, non preoccupatevi, a meno che non ci sia l'emergenza totale, che si perda completamente l'audio del Sony. Perché fra l'altro quello a medaglione non becca il vento, cioè non si fa disturbare dal vento, che è unico in questo senso, perché quello degli occhiali tantissimo dal vento, anche solo quest'aria relativa che sto muovendomi crea dei disturbi. Adesso mi fermo, stavo cercando un po' di ombra per fermarmi, ma ho capito che a quest'ora, vabbè, qui c'è forse mezza ombra. E anche i fiorellini. Un attimo solo, a tra poco. Ecco fatto. Un'altra cosa bella è che ci si mette proprio un secondo a impostarlo. Si muove l'interruttore, lo si mette al collo, tutto fatto. Con l'altro devo stare lì a attaccare la cintola, registrare, mettere la sicura, per evitare che non si promettassi da soli, sistemare il cavo del microfono, comunque quella solo per sicurezza. Adesso cosa facciamo oggi? Beh, prima di dirvi cosa facciamo, perché voglio che ci sia come un colpo di scena finale, no? Anche se forse dal titolo di questo video i più arguti l'avranno già capito, vi spiego una cosa che mi è successa mercoledì, un tot giorno di maggio che non mi ricordo più con esattezza, forse era il 17, boh. Comunque, insomma, io vado a fare la spesa, come al solito, sembrava una giornata qualunque. Magari, oddio, si sono persi un bambino qua. No, adesso lo recuperano. Che dicevo, sono da fare la spesa, non niente di eccezionale. Al ritorno dalla spesa, trovo la città invasa, cioè molta più gente del normale, e rimango un po' sorpreso. Perché come voi sapete la mia è la città dei morti, tutti morti sono in questa città. Poi però guardo l'orologio e mi rendo conto che in effetti era l'ora della bocciaria. Io chiamo bocciaria i bocci, insieme dei bocci che sono quelli giovani, i ragazzi diciamo. E quindi c'era l'uscita da scuola, non per cui le strade si erano riempite. Fin qui niente di eccezionale.
certo punto io insomma arranco perché sono lì in bici con i pacchi della spesa eccetera e devo arrancare perché riempiono le strade, le vie ciclabili, tutto. Diamo un'occhiatina qua, che qua potrebbero anche esserci dei graffiti in teoria. Come sempre non guardo un granché, ma vedete persino questo è nuovo, non c'era l'altra volta. Che dicevo? Di solito non guardo neanche, non le ragazze, perché sono minorenni, è meglio non guardarle. Comunque, le notte dei tempi, quando ancora le guardavo, mi sono reso conto che erano molto, diciamo, come si può dire, sante, ecco, devo usare questo termine assolutamente. Cioè sante, brave, belle, simpatiche, gentili, tutto quanto, tutte cose belle. Quindi un po' noiosette, voi capite, un po' noiosette, da cui il detto le brave ragazze vanno in paradiso e le cattive ragazze vanno dappertutto. Che cosa succede mentre sto arrancando? Che come sempre vado avanti a testa bassa praticamente perché non voglio neanche guardare queste ragazze così un po' buone, troppo buone, veramente troppo buone. A un certo punto, insomma, dato che non riesco neanche a passare se non alzo la testa per guardare dove vado, ci vado addosso, alzo lo sguardo e vedo una che fra l'altro non era neanche piccola, devo dire, sembrava adulta, molto adulta, che aveva un certo non so che. Sapete il certo non so che? C'è uno sguardo fiero, ma più che fiero, vivo, come una persona viva che vede la realtà tramite gli organi sensoriali e ne trae magari emozioni, no? Cioè sto cercando di descrivervi una ragazza che non vive in questa città. Mi rimasi veramente sorpreso, no? Perché proprio mi accorsi che era diversa, veramente molto diversa. Faccio pochi metri perché lì si arranca, si deve arrancare, e a un certo punto ne trovo un'altra che non è uguale alla prima. Ma anche questa è molto particolare, perché appunto c'ha questo sguardo diverso, no? E proprio mi chiedo, ma che è successo? Forse nella mia città, città dei morti, stiano incominciando a risvegliare, incominciano ad esserci le persone fatte di carne e di sangue. Mi sembrava strano, no? E comunque, beh, torno a casa, devo fare cose mie. Diciamo che smetto di pensare a quelle strane visioni inquietanti, persone normali nella mia città, non si era mai vista, no? Poi dopo mi collego a internet, faccio un po' di navigazione qua e là, quando vado sul sito locale ecco che trovo la notizia locale della mia città. 3 giorni o 2 giorni, non mi ricordo più, al concerto di Vasco. Il Vasco Rossi, capito? È vero, l'avevo già sentita prima quella notizia, però quando avevo fatto quegli incontri inquietanti non mi ero minimamente, non ci pensavo minimamente, no? Cioè capite qual è il significato di questo strampalato aneddoto? Dato che c'era il concerto di Vasco, molte persone sono arrivate in anticipo di alcuni giorni e la città si è popolata di persone che io considererei normali. Cioè praticamente sono venuti un paio di giorni prima per il concerto, no? Sono arrivate, se non ricordo male, 140.000 persone, 150.000. Tenete conto che Trento è 100.000, quindi raddoppiata la popolazione, più che raddoppiata la popolazione della città, quindi gente nuova. L'aspetto notevole di tutto questo insulso aneddoto è che io, senza saperlo, avevo subito capito che quella lì non era di Trento, perché in pratica la spiegazione di quel certo non so che è che si trattava di donne vere, donne normali, con le emozioni, con gli occhi, col sangue, tutte queste cose qui degli esseri umani, no? Invece di questi prodotti di sintesi che abbiamo qui a Trento. E quella fu una grande sorpresa. Fra l'altro poi nei giorni successivi si ripeté questa esperienza meravigliosa. Vidi un sacco di donne diverse dal solito, cioè che hanno un'emotività, no? Per esempio, alcune addirittura mi guardavano usando i bulbi oculari, queste cose qui, che vabbè, per chi di voi vive nel mondo normale sembreranno cose ovvie, ma è una grande sorpresa per uno come me che vive qui da tanti anni. E poi ne ho viste tante altre, no? Per esempio ho visto ragazze sovrappeso, ma che invece qua a Trento praticamente non esistono quasi perché bisogna essere tutti perfetti. Comunque, vabbè, uno ogni 10.000 potrebbe anche essere sovrappeso, però di solito, aspetta che devo attraversare questo tunnel, di solito si sentono immensamente in colpa per non essere perfette nella città perfettissima. E quindi se ne vanno in giro con le felpe per avere un'aria da insaccato, come a testa bassa, molto tristi, no? Queste qui erano magiche perché, pur essendo sovrappeso, non so come dire, se ne fregavano. Erano lì vestite, con vestiti sgargianti, appariscenti, anche un po' scollate, tranquille, serene, sorridenti, che è una cosa bellissima, no? Cioè che io invito tutte le persone, non solo quelle sovrappeso, ma tutte in genere,
a vivere tranquillamente la propria vita e essere sorridenti, avere dei bei vestiti scollati, perché filosoficamente avere vestiti scollati è meglio oggettivamente. E quindi proprio nuova vita. L'ho notato fra l'altro questo, non soltanto io me medesimo, l'ho notato anche sugli altri, no? Come se il grande letargo fosse finito, la gente cominciava a svegliarsi. C'è un edicolante da cui vado spesso a comprare il giornale, che ovviamente lo dico simpaticamente, ma anche lui sembra uno zombie, un cadavere. Praticamente non parla quasi, ha sempre lo sguardo perso nel vuoto, un tipico concittadino, insomma. Entro a questa edicola e davanti a me ci sono due ragazze, no? Che sono di quelle vere, di quelle speciali, cioè di quelle che vengono da fuori città. Me ne accorgo anche da dietro, cioè persino da dietro si riusciva a capire che erano diverse, no? Perché vestivano in modo anomalo, poi invece bisogna vestirsi tutti nello stesso modo, che deve essere assolutamente perfetto e di buon gusto e alla moda. Queste due erano vestite come delle matte, poi però ce n'è di gente, eh? Cioè per gli standard. Che dicevo, che insomma c'erano queste qui davanti, no? E questo edicolante che io conosco benissimo da anni, che non sapevo neanche che sapesse parlare, cose del genere, prende iniziativa, hai capito? Ha visto le donne vere e si sveglia anche lui dal torpore. Addirittura fa dei complimenti, gli fa gli auguri per il concerto, perché ha capito subito che queste due erano venute per il concerto, no? Cioè simpatico, disinvolto, no? Poi vabbè, appena sono uscite le ragazze è ritornato a essere il solito lurch della famiglia Adams, perché a sto punto c'ero io e ovviamente non lo stimolavo molto. Però in pratica sì, questa grossa novità che ha creato un po' di fermento. Ma adesso dove stiamo andando? In pratica stiamo andando dove è stato organizzato il mega palco per Vasco Rossi, perché sembra, al Music Arena, sembra che lo abbiano tenuto, no? Cioè anche se Vasco Rossi se n'è andato, è un palco così fantastico che hanno pensato di dire teniamolo. Adesso io credo che c'è un modo per arrivarci. È vicino all'aeroporto, cioè affiancato all'aeroporto di Mattarello, proprio parallelo, però non da questo lato, dall'altro. Qui devo dire purtroppo che mi era venuto pure la tentazione, no? Perché è un palco che hanno detto che è praticamente grande, alto come un palazzo di 7 piani, non so, di portarmi dietro il drone per farvelo vedere col drone. Solo che, vedete, c'è l'aeroporto. Io magari non sono proprio fanatico, non rispetto a tutte le regole per i dronisti, perché c'è un drone piccolo che è inoffensivo. Ma proprio farlo svolazzare sopra la pista dell'aeroporto mi sembrava un po' brutto, no? Un po' brutto. Per cui ho detto no, dai, non violo le regole in modo così spudorato, per cui non l'ho portato il drone. Adesso, secondo me, andando giù per questa stradina dovremmo vederlo. Ma si può entrare in questa stradina? Vediamo un po'. Si può, sì. Oh, scusa! Mia. Si è spaventato moltissimo, ma c'era una certa distanza di sicurezza. Ho incominciato a urlare 20 metri prima. Qua, no, a parte il rischio di essere investito dai ciclisti, qua ci sarebbe la pista, qua sarebbe bello vedere partire i Boeing, ma da qui partono al massimo i Cessna e qualche elicottero. Ecco, in teoria dovremmo vederlo già adesso, o tra un attimo lo dovremmo vedere. Qua però ci sono i cartelli. Io francamente speravo di trovare un sottopassaggio per oltrepassare, non so se è la statale o l'autostrada, cos'è sta roba. Mi sa che non c'è sottopassaggio qua, però se è così grande dovremmo vederlo comunque, no? Dovremmo vederlo. Non lo vedo ancora. Vediamo se si può un po' passare. Qua dice che è vietato a tutti. Questi sono cartelli malvagi proprio. Eppure da qui dovrei vederlo. Beh, vado sul marciapiede. Sul marciapiede si può sempre andare, no? Qua non lo vedo, ma dovrebbe essere stato qui. Allora è una bugia che l'hanno tenuto. L'hanno smobilitato tutto. Secondo me questo è il Music Arena, esattamente qua di fronte. Ma guarda che bidonata. Mi hanno detto che l'hanno lasciato. Secondo me era qui. Ho guardato sulle mappe. Ho guardato sulle mappe. Vedete che qua, questo piazzale. L'hanno tolto. Mi hanno ingannato. C'è anche un camion che è quello che ha spaccato su tutto, cioè. Vabbè, è andata male, ma non mi sorprendo. Prima stavo quasi per essere investito, cioè neanche nelle cose tranquille sono a posto. Comunque vi dicevo, c'è stata questa botta di vita, no? Che è arrivata gente che non ti aspettavi.
Era questa la stradina? No. E così, con la popolazione che raddoppia, con tutti i seguaci di Blasco, di Vasco, ho pensato, hai visto mai, che magari potrebbe anche darsi che qualcuno di loro ha fatto dei graffiti, ovviamente belli, artistici, molto poetici, come sono le canzoni di Vasco. Per adesso ho visto solo una scritta che c'era scritto da, con la Ublaut, cos'è, la diesi, non mi ricordo più, che non è molto, ma così, dato che ci siamo, andiamo ancora giù, no? Che le zone sono queste, perché loro sono arrivati 2 o 3 giorni prima. E poi che cosa hanno fatto? Non è che siano andati tutti negli alberghi, che sono costosi, no? Visto che in maggio sarà stato il 16 maggio, non so, cioè il 20 maggio era il concerto, credo, faceva caldo comunque. Io credo che molti siano arrivati con i sacchi a pelo e quelle tende piccole che le molli e si gonfiano improvvisamente, no? Per cui tutto sommato credo che molti, per risparmiare, si siano messi alla diaccia, e ci sono vari posti che fra l'altro sono vicini alla zona del concerto da queste parti. Magari troviamo un loro ex accampamento, è così, qualche traccia di vita. Ovviamente adesso non mi ricordo neanche più che cos'è che è, il 14 giugno, qua adesso ogni volta devo stare attentissimo, perché io con le bici sono piuttosto tranquillo, perché parto dal presupposto che non si vada così veloce in bici, ma su queste ciclabili ci sono anche i fanatici. I fanatici sono quelli che vanno sparati proprio, che cosa fanno? Stanno a fare fascina con le robe dell'aeroporto. Vediamo se va tutto, insomma, per ora è stato un po' un disastro, no? Io volevo farvi vedere il parco gigantesco, il parco non c'è più, l'hanno cancellato, l'hanno rimosso, peccato, ve lo faccio vedere in foto, dai, tutto coloratissimo, spero che si veda bene in questa foto. Era bello vederlo da vicino, io speravo addirittura di poter scavalcare in qualche modo quella strada lì e andarci proprio vicinissimo, no? Ma non sembra possibile. Qua, ecco, vedete anche questi ciclisti qua, non questi qua appiedati, che sono anche signorine, ma questi qui capaci anche di mettersi a tirare a stecca, anche se per adesso mi sembrano che vadano abbastanza tranquilli, però un po' troppo occupano, un po' troppo carreggiata. Abbastanza tranquilli, sentite, vado io in quarta. Comunque niente, tornando a noi, come vedete si gratta il fondo del barile, che è un modo di dire quando proprio non sai più cosa inventarti. No, comunque l'idea di esplorare un po' la città, adesso qua siamo nelle zone vicine a quelle del concerto, per vedere qualche traccia di queste persone, per me è interessante, insomma, negli standard che ho io nei miei video, dove non c'è quasi mai niente, è meglio di niente questa, molto meglio di niente. E poi insomma ho bisogno anch'io di farmi un po' un giretto, no? Perché stare chiuso in casa con robe di computer mi deprimo sempre di più, e giugno, voi sapete, oltre che il mese della sfiga, ma è anche il mese della depressione. E fra l'altro c'è il dubbio che non ci sia un legame stretto, cioè che praticamente quando sei depresso fai tutto peggio e senza quasi accorgerteni fai capitare la sfiga. Potrebbe esserci anche quella ragione lì, no? Anche se alcuni fenomeni, come i droni che si rompono degli anni passati, non vedo come con la sfiga potrei averlo fatto. Però magari manutenzione sbagliata, non ho caricato bene le batterie. Potrebbe anche darsi che anche quello fosse dovuto alla mia inefficienza. Ah, guardate quei bei aeroplanini piccolini. Tra l'altro c'ho anche la telecamerina fissa, che in teoria potrei fare così, ma non so se vedete un granché, perché c'è pure il sole da quella parte. Però di per sé l'idea di averla una fissa invece di io che batto la testa può essere anche carina. Ah, guarda questo che decolla! Elicottero! Però non sapevo che c'avevano bisogno di andare così in avanti. Cioè, pensavo che gli elicotteri potrebbero anche, volendo, decollare in completa verticale, no? E io credo che possano farlo. Ma quello lì forse sapeva che doveva andare a 30, quindi bisogna andare giù da quella, dove stava andando in effetti. Adesso niente, facciamo un giro tipo verso Roncaforte, che stiamo aggirando la zona, e poi ci riavviciniamo all'area, all'Arena Music, di dove c'era il concerto. È possibile che molti si siano installati anche a Mattarello, per esempio, o nelle vicinanze. Io mi sono messo con le bragotte corte e tutto perché avevo molta paura del caldo, no? Perché in effetti di pomeriggio non si respira, cioè non puoi proprio uscire di pomeriggio per giri in bici lunghi, voglio dire, che è una roba da matti. Di mattina adesso devo dire che fa piuttosto fresco, no?
no? Freddo, ma insomma c'è una bella aria fresca che è quella che proviene dalla notte, insomma, no? Poi quando il sole continua a scaldare, quando sono lì sul punto di tornare mi sa che starò a sudare. Adesso faccio quella stradina che fra l'altro mi è sempre piaciuta molto, anche perché era un po' ombrosa, se ricordo bene. La stradina che va giù da qualche parte, adesso non so se è qui o è la prossima, che si gira da questa, si costeggia di nuovo il fiume, devo dire, però un po' più ombroso, e si va verso Mattarello, credo. Sì. Ma ora non andiamo proprio a Mattarello, perché lì ci sono già stato, sono solo le solite casette perfettissime, bellissime, quadratissime, non c'è assolutamente niente. Vediamo nelle zone intorno, dove ci potrebbero essere stati gli accampamenti, no? Dei saccopedisti. Potrebbe. E vediamo come funziona la motorina, perché mi sa che è da un po' che non faccio più manutenzione e incominciano a sentirsi gli effetti. Per esempio, sto coso qui non funziona più. Il contachilometri è spento, io non so se è per la batteria che si è scaricata o perché si è staccato il sensore e quindi non sente neanche il primo giro di ruota. Poi c'è un freno, adesso non ve lo posso far vedere, che frena molto di meno dell'altro, cioè un freno che appena lo tocco così blocca, l'altro deve andare fino in fondo, che non va molto bene perché se lo faccio istintivamente con le mani uguali, parallele, quando sono in discesa, in pratica freno prima con uno e poi con l'altro, che non va bene perché si rischia di perdere l'assetto, di capottare, da capottare forse no, però di sbandare parecchio. Adesso vediamo un po', dov'è che è sto passaggio che va giù di lì? Forse ci sono quegli alberi. Vediamo dai se per caso c'è qualche... Qua adesso devo ricordarmi quando svolto, perché aveva ben ragione quello lì, io non dico che lui avesse torto. Dovevo mettere la freccia con la mano, guardare prima, è che qua sono rilassato, sono ciclabile. Non ci penso neanche che ci sia sto problema di quelli che arrivano a stecca. Ma ci sono quelli lì, per cui bisogna guardare prima di girare. Adesso difatti guarderò molto, che cazzo vedo io? Non c'è nessuno alle mie spalle, per cui ok, si va giù di qua. Qua ci sono le verze molto basse, queste qua le becco con la testa, verze? Spero di no. Ok. Anche qui sotto questo sottopassaggio potrebbe esserci qualche grafito. Ce n'erano in passato, ma a me interessa vedere se ce ne sono di nuovi. Quello è il bello in caso. Vado un po' più piano, così li vedo meglio. Sapete cosa sarebbe bello, parlando della ciclabile, eccetera? Avere l'acceleratore collegato ai pedali, nel senso che più veloce giri i pedali, più veloce va la, come si dice, va il motore, insomma, no? Invece dovrebbe stare lì a scalare le marce. Del tipo, adesso sto girando piano i pedali, vorrei che andasse piano, voglio andare più veloce, giro più veloce i pedali e scala le marce da sola. Per me sarebbe logico e tecnicamente facile da realizzare, però non l'hanno fatto, per cui adesso per quanto pedalo va piano perché l'ho messa in terza. Non ho visto grandi graffiti, non mi sembravano nuovi quelli che ho visto lì, ma devo dire che li ho visti con un po' di superficialità, magari li guardo meglio al ritorno. Quando sono da solo, che mi rigodo un po' così con calma. Adesso qui guardiamo bene, perché qua passano quelli così. Dai, vai. Ah, vediamo un po'. Comunque sì, è una bella giornata. È fresca, c'è aria. Succede sempre così, no? E questo lo dico anche per quelli che come me sono un po' bipolari, sono un po' depressi, sono un po' matti. Che quando ti viene la depressione, o se volete in modo meno medico, la gnagnera, la terribile gnagnera, che cosa succede? Che tu non hai neanche voglia di uscire, però meno esci e meno ti passa la gnagnera, cioè, oddio, moscherini, no, non sono moscherini, sono pollini, e bisogna insomma interrompere il giro vizioso, bisogna sforzarsi molto di uscire, che all'inizio non ne hai voglia. Ma poi dopo, quando senti l'aria, il sole, ti senti meglio e sei contento di essere uscito. Per adesso, oltre a questi consigli ovvi, non mi viene in mente niente da dirvi, purtroppo. Poi io spero che questa telecamerina qua, che non mi ricordo neanche più come si chiama, è la finta GoPro. Oddio, guarda come ho messo il borsello, che qua mi perdo le robe, almeno chiudo la cerniera. No, in realtà c'è un motivo per cui l'ho messo così.
perché sennò mi ostruisce la telecamera, insomma. Però chiuderlo sì, perché sennò davvero mi perdo le robe. Vabbè che c'è anche un po' di... Ecco, adesso almeno è chiuso. Ok, queste bragotte corte sono nuove e mi sa che sono un po' così, un po' strette. Poi non mi ricordo più come si faceva in questi giri, cioè andava a zonzo e poi parlavo del più e del meno. Mi sembra che fin qua ci sto riuscendo, solo che a volte avevo anche delle idee in testa, cioè delle avventure da fare, no? Qui l'obiettivo principale era andare a vedere il parco di Vasco Rossi e me l'hanno tolto a tradimento, perché io avevo proprio letto un articolo sul giornale locale dicendo quelli dell'Arena Music stanno pensando di tenere il palco perché è una figata, può servire anche per altri cantanti, e poi invece niente, poi hanno cambiato idea, l'hanno tolto. Vabbè, non importa. Io adesso quasi quasi farei anche la stradina per andare dentro verso Mattarello, perché lì ci sono un po' di sottopassaggi, vediamo se c'è qualche nuovo graffito. Ah, c'era anche quella strada che mi piaceva molto di più, perché era un po' più selvatica, come, no? Un po' più così originale, diciamo, dai, che va di qua. E c'è anche il parallelo di non so cosa qui, che passa proprio un parallelo famoso, parallelo no, 46esimo. 46esimo, aspetta che adesso guardo, perché... Ah, che male al sederino, madonna mia! Vedete, adesso che guardo non c'è mai niente da vedere, ma va bene, non importa. Allora, sì, ma adesso vado un po' più piano perché voglio vedere qualche cosa qua. Vedete che ci sono dei sottopassaggi per passare sotto questo stradone. A livello teorico, una volta arrivato a Mattarello, potrei scendere, o per meglio dire salire verso nord e vedere... Ah, ma qui gli imbianchini del comune sono già tornati. Perché c'è questo problema che qui appena c'è un graffito subito vengono a cancellarlo, no? Per cui sarei dovuto subito dopo il concerto, cioè il 20 maggio c'è il concerto, il 21 dovevo essere già qui a girare per vedere, perché adesso sono già arrivati a cancellarli tutti probabilmente i graffiti, che magari insomma non è che siano venuti per fare i graffiti, ma 140.000 persone devono aspettare 2-3 giorni prima del concerto, magari qualche cosa scrivono, no? Qua vediamo se c'è qualche cosa. Questi mi sembrano quelli dell'altra volta, che non sono neanche molto chiari perché hanno fatto solo la forma ma non hanno riempiti di colori, e comunque credo che in origine fossero le solite scritte cicciottelle. Fammi vedere, non si vede niente, non si capisce quasi niente, anche se poi ho notato che i graffiti poi li vedo meglio nel video che in diretta, cioè adesso li guardo così da vicino e non capisco niente, poi quando li rivedo nel mio video sono più chiari. Come, aiaiaia, che male a sedere. Va bene, è venuto fuori un giro insulso. Se ci fosse stato invece, mamma mia quanti pollini, se ci fosse stato invece il palco avremmo cercato di raggiungerlo aggirando la statale o la autostrada e avremmo visto da vicino e tutte queste cose. Invece niente, è andata male. Questa stradina mi piace. Qua ci sono venuto a far volare il drone un paio di volte, anche il Desirè, quando cercavo di aggiustarla. Sarebbe bello vedere qualcosa di nuovo, ovviamente, ma non è possibile purtroppo, perché la strada l'ho già fatta, però dai, qualcosa che è comparso dopo magari. In queste stradine sono sempre un po' preoccupato del rischio di cani liberi, perché quelli che hanno il cane, giustamente, perché anch'io ho avuto il cane, quindi capisco questa logica, dicono, no? Dicono questo: ai giardini in città non posso mai lasciarlo libero, poverino, no? Poverino. Almeno qui che non c'è nessuno lo lascio libero. E è vero questo ragionamento. Il rischio è però che anche qui venga qualcuno, uno come me, e dopo il cane lo sbrana. Non credo che succeda. È solo che in queste zone qui il cagnone libero lo trovi spesso, diciamo. Wow,
ho visto un bestiolino volante abbastanza grosso. Per ora non sta andando benissimo, ma mamma mia, non so perché mi fa così tanto male gli zebedei. Non sono partito da molto, cioè è strano, no? Forse da molto dici, vabbè, con tutto questo lungo viaggio. Credo che incida qualche cosa queste strane bragotte che c'hanno all'interno delle bragotte più strette di rete plasticosa e mi si è tutto imbrigliato, capito? Mi si è imbrigliato e sta infierendo sui miei testicoli, soprattutto, no? Mi sta ingrovigliando, non so com'è sta cosa che mi si ingrovigliano. E qui tra poco mi devo fermare e fare il lavoro di manutenzione e interrompere un attimo il video perché sarebbe di troppo scandaloso vedere che cosa devo cercare di sgropa fuori. Qua c'è la pista, non so più se è la pista per modellismo o cosa, per le macchinine. Penso di sì, è così piccola sta pista, è carina però avere il modellino di auto da corsa. Qui però sta veramente creandomi dei problemi, sento un male pazzesco. Ma che cavolo di braga hanno creato questi qua? Perché ci hanno messo quella rete così stretta dentro? Che senso ha? Che buon odore d'erba, di fieno, erba tagliata. Qua tra poco faccio una pausa. Io adesso vedo un posto, se trovo un posto all'ombra dove mi posso sedere e dove non c'è nessuno a guardare, devo fare un attimo la pausa per una cosa segreta che non vi dico. E che qua sento dolori tipo parto, come diceva il fantoccio. Vediamo un po', poi tutto sole. Lì c'è un albero, vediamo se sotto il grande albero si trova magari un po' di ombra e qualcosa per sedersi, perché non ho neanche portato il panchetto. Oggi ho portato anche, come faccio spesso quando vado un po' lontano, la batteria di riserva, no? Che sapete, uno fa le cose a livello teorico, le modifiche, e alcune sono utili, altre non sono utili. Questa qui della batteria modulare è utile, ho raggiunto questa conclusione, perché adesso ho una sola batteria grande come cabinet e c'ho poi, oddio, mi sono mangiato i polline, cazzarola che mi è andato in gola il polline, e dicevo, e poi mi porto il pacco batteria che è molto più piccolo nello zaino che occupa poco spazio, così adesso ho, non lo so, 20 km con uno, 20 km con l'altro circa. Adesso sono tranquillo, non me ne importa se sta per finire la batteria, tanto dopo c'ho il cacciavite dietro, in 10 minuti, 5 minuti, faccio il cambio e posso sempre tornare in supless, cioè risparmiando senza far fatica. Qua c'è un odore di erba tagliata che è pazzesco e fantastico. Mi ricorda quando ero bambino, perché quando ero bambino in famiglia così, la famiglia, a volte andavamo in villeggiatura persino in luoghi di campagna, no? Che adesso non credo neanche che si usi più. Qua ci sono i fichi questi, o sono mele molto acerbe, non riesco a capire bene, no, forse non sono fichi, sono meline piccolissime. Però qua sento rumori strani, che dicevo? Che con la famiglia, insomma, quando ho un bambino microscopico, io fra l'altro sono il più piccolo di famiglia, andavamo a, com'è si chiamava? Saltaria, che credo sia vicino a Rovereto, ma non sono sicuro. E vabbè, non mi ricordo un tubo, perché ero proprio minuscolo, avrò avuto 5 anni, che ne so. Però mi ricordo l'odore dell'erba appena tagliata, delle galline, di queste atmosfere bugoliche, capito? E adesso mi stanno tornando in mente queste cose belle belle, perché gli odori sono proprio un grande catalizzatore dei ricordi, proprio. Tu senti un odore che hai sentito solo 30 anni fa, pac! Ti arrivano in testa i ricordi di 30 anni fa, una cosa del genere. Qua adesso, sì, adesso credo di capire, cioè me lo ricordo, sono già venuto qua. Qua c'è un sottopassaggio tra poco, che quelli sono sempre belli, anche perché c'è l'ombra e devo fare quel lavoro. È come un Cristo in croce proprio, perché mi sento un po' malino, anche se io ho avuto cose peggiori ovviamente, ma non è che siamo proprio inchiodati, però sta rete di plastica io la tolgo, Mi frega assai che questo è un modello con rete, io prendo la forbice, tac, taglio la rete, via. Non adesso perché non so neanche ce l'ho dietro la forbice, ma dico a casa, la prossima volta che lo uso, qua mi esce fuori la manopola, questa motorina richiede qualche tipo di lavoro, perché qua sta andando un po' a pezzi, cioè
Qua non capisco perché si è spento completamente. Non vorrei che si fosse staccato il sensore, mannaggia. O staccata la calamita, che può darsi anche quello. Adesso, se non c'è gente sotto il coso, mi fermo lì e vi saluto un attimo, perché devo un po' ricompormi, diciamo, riassettarmi, perché sento proprio male, qua si sente male. Un dolore interiore. Vediamo un po' che c'è qui dietro. Ecco, questo è il sottopassaggio che mi ricordavo, che l'ombra è sempre una cosa bella. Uscita automezzi, dove esco questi automezzi? Va bene. Ok, magari non mi posso proprio sedere, però... Ok, va bene. Spero che sia ancora attaccato, perché qua hanno subito un crash test pazzesco proprio. Qua c'è sto mostriciattolo, che mi può anche andare bene il mostriciattolo. Un attimo di pausa, che devo fare una cosa. Devo fare una cosa, a tra poco. Qui infatti mi sono accorto che la telecamera si era spenta. Pensavo che si fosse, come dire, che si fosse scaricata la batteria, anche se mi sembrava strano. Poi insomma l'accendo perché si era spenta e la batteria è piena. Allora che è successo? Che quando l'ho messa qui per sbaglio ho premuto sto pulsantino e l'ho spenta, quindi non abbiamo avuto nulla di quelle immagini. Uff, mi danno un fastidio ste robe, anche se poi non credo che userò molto quella telecamera, ma a volte è bello avere una visione un po' stabile, no? Perché io giro la testa di qua e di là. Riguardo all'emergenza cefalo impigliato nella rete, non è che sia stato proprio un successo totale. Ho provato a strapparlo, ma sta rete di plastica è resistentissima, mi sono quasi tagliato le dita. Poi è passato una famigliola tutta in bici mentre stavo a ravanare. Non vorrei che avessero avuto una brutta impressione, perché qua ci si mette niente a pensare male. Non sono riuscito a tagliarla a mani nude, però gli ho dato una bella slargata e adesso dai, ho un po' di spazio vitale. Qui mi sa che insomma è uno di quei video insignificanti come al solito, è andata così. Poi vedremo se ritrovo gli stimoli per fare qualcosa di meglio. Poteva anche andare bene, no? Potevo trovarlo sto palco meraviglioso, invece niente, me l'hanno tolto. Tra l'altro c'è una cosa che vi racconto, no? In pratica, se vi ricordate, mi si era rotta la videocamera, quella Samsung, che fra l'altro proprio vicino a quel sottopassaggio lì, in un altro video ve l'avevo fatto vedere che il display era diventato bianco. Come, oddio, qua ufficialmente è chiuso, ufficialmente è chiuso. Io come mai sono qua? Come ho fatto ad arrivare qua dall'altra strada? E niente, a questo punto io torno. Ah, guarda che bello quel tavolino. Figurati, ci sono graffiti. Guarda i graffiti, ma mi sembra che sia tutto morto. Proviamo a guardare i graffiti. Qua è un miracolo senza fare la circumnavigazione a U. Ma perché il sole li cancella proprio. Che vi dicevo? Che insomma mi si era rotta. Mi si era rotta. Qui volevo vedere qua. Adesso ho il terrore ogni volta che giro di essere investito. Qua non c'è niente. Qua è tutto cancellato dal sole, come era immaginabile, molto immaginabile. Va bene, non importa. E allora, insomma, all'inizio pensavo, di per sé il video lo registra, solo che non posso vedere dove sto inquadrando. Ma ho pensato, per risparmiare, la tengo così. Poi mi sono reso conto che non era possibile, perché quella telecamera io la usavo soprattutto per lo zoom, no? Perché per far vedere una cosa che ce l'ho qua, uso gli occhiali, guardo lì e lo vedete. Quando invece devo inquadrare robe lontane usavo la telecamera con lo zoom, ma senza il display io non so cosa sto inquadrando, perché con lo zoom sbagli di un grado e diventano 100 metri di distanza, per cui era proprio inutilizzabile, per cui ho dovuto comprare un'altra con la morte nel cuore, perché costano un pochino, no? Insomma, l'ho ordinata, ho guardato migliaia di recensioni prima per comprare proprio quella bella, ma senza spendere esageratamente.
e ho trovato questa Panasonic che è molto bella, zoom ottico 50x e poi arriva a 90 col digitale. L'altra invece era, mi sembra, 36 ottico e arrivava a 60 col digitale, quindi anche uno zoom più potente. Poi questa qui nuova, la Panasonic, ha anche lo stabilizzatore d'immagini, che potrebbe essere molto utile. Doveva arrivare oggi e io speravo anche di avere un colpo di fortuna che arrivasse prima della mia partenza da casa, così me la sarei portata dietro, magari la batteria sarebbe stata un po' scarica, ma almeno per fare una piccola prova. Invece niente, anche quello va storto, non è arrivata. Piccole cose, comunque dai, nel prossimo video credo proprio che guarderemo la nuova videocamera Panasonic e soprattutto guarderemo, lì c'è ciliegie, è un ciliegio, guarderemo lo zoom, no? Per cui adesso sto pensando dove potrei andare, magari anche sul Dostrento, andiamo in alto e poi col cavalletto magari addirittura proviamo a zoomare qua e là per vedere quanto, se funziona bene lo zoom, qual è la qualità delle immagini. Dai, insomma, non è proprio una cosa entusiasmante, ma magari a qualcuno può anche interessare una recensione di una videocamera. Per altre cose, un po' superiore a questa qua, di cui ho già fatto una recensione, però c'è anche questo fatto che si spegne da sola. Non so adesso perché sia accaduto, ma è un po' brutto che faccia così. E credo proprio che questa Panasonic che ho comprato sia molto migliore come qualità. Per cui avremo anche quella cosa da fare in prossimo video. Io adesso qui purtroppo sono proprio la frutta, devo dire che qua l'aria è fantastica, ci sono tutti gli odori del mondo, tutti i profumi del mondo, un po' di sole, un po' di ombra, qualche ciclista, proprio bene 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 si sta come clima in questo momento, non fa neanche tanto caldo in effetti. L'unico difetto è che, visto che io apro sempre la bocca per parlare, mi sto a mangiare il polline. Me ne sono mangiato già un po' e mi dà un po' di irritazione. Io non sono specificatamente allergico al polline, però se me ne mangio mezzo chilo, magari un po' di fastidio me lo dà anche a me, no? È una questione di overdose, una overdose di polline. Mi sento un raschietto nella gola, non so come dire, un raschietto. Ecco, dovuto al pollice che si è accumulato sull'ugola. Io credo che tra poco vi saluto, mi spiace dirlo perché un po' mi spiace, ma non so proprio più che cosa dire. Ho bisogno di ritornare in forma per questi video anche come abitudine proprio. Abitudine a parlare, a girare, perché è un periodo un po' brutto e mi si fermano le bestie addosso alla maglia, tra altre cose. Per cui sì, adesso arrivo lì a sottopassaggio e vi saluto, così poi mi guardo i graffiti un po' con calma e torno a casa. E la prossima volta, salvo colpi di scena, dovrebbe esserci la recensione della Panasonic. Adesso non so neanche dirvi il modello esatto a memoria, ma quel giorno lì cercherò di darvi anche un po' di dati tecnici, anche se comunque più che fare una recensione a casa che uno si annoia, preferirei farla così al volo. Vado in giro, faccio delle riprese, vediamo un po' come funziona, così, no? In passato. Una cosa un po' disinvolta, ecco. Adesso quasi quasi vi saluterei, perché più parlo e più mangio polline, una cosa un po' mi sta dando veramente fastidio. Sarà mica velenoso il polline, cioè, cazzo è sto polline? Sono come delle specie di semini per fertilizzare le piante, fertilizzare il modo in cui le piante si riproducono. Perché a pensarci fa un po' schifo, ma vabbè, nel caso delle piante è una cosa diversa, immagino, però me ne sono mangiato troppo. Non bisogna parlare quando c'è il polline va in bici. Per cui dai, va bene, adesso io vi saluto praticamente. Mi dispiace, questa cosa mi sembra mai ovvia, che questi video sono sempre un po' così. Vedremo se andrà meglio in futuro. Comunque io conto di fare una specie di selezione del tipo darwiniano con voi, ma non nel senso che vi faccio morire, ma nel senso che quelli che già avevano non moltissima voglia di seguirmi, che probabilmente sono anche tanti, si decidono proprio a lasciar perdere e basta. Quelli invece bravi, bravi, resistono anche in questo periodo di bassa stagione, quindi poi saprò, diciamo, distinguere tra il bene e il male, ma questo discorso lascia il tempo che trova. Adesso insomma vi saluto, vi scuso tanto per l'immancabile noia e vi dico alla prossima. Alla prossima!